Benvenuti, siamo con la dottoressa Anna Laprova, psicologa e formatrice scolastica, fondatrice del Centro Studi Forepsi di Roma. Benvenuta, dottoressa. Grazie Fabio, grazie mille a te per questo invito. Dottoressa Laprova, ci spiega brevemente che cos'è la DHD e perché spesso è associata al DOP, il disturbo oppositivo provocatorio? Sì, certamente Fabio. Allora, l'ADHD è l'acronimo inglese di Attention Deficit Hyperactivity Disorder, che sta ad indicare un disturbo a base neurobiologica. Che cosa significa? Significa che ci sono dei bambini, le ricerche ci dicono che addirittura ci sono delle aree del cervello più piccole di altre, quindi che nascono con questa predisposizione proprio a livello cerebrale, che quindi li predispone a fare fatica nel prestare attenzione e nell'autocontrollo motorio, attentivo, anche emotivo molto spesso. Questo è importante saperlo perché uno degli errori che spesso facciamo con questi bambini è proprio quello di arrabbiarci con loro perché non riescono a stare attenti e non riescono a stare fermi. E invece dobbiamo partire proprio dal presupposto che se c'è una caratteristica a base neurobiologica non sono comportamenti volontari, ma proprio i bambini ti dicono: io ho capito che dovrei stare fermo, ma non ci riesco. Pensa Fabio che nel 50-60% dei casi, alcune ricerche parlano del 60% dei casi, l'ADHD lo troviamo in comorbidità col disturbo oppositivo provocatorio. Cosa significa questa parola comorbidità? Una parola tecnica. Significa che lo troviamo insieme. Quindi i bambini che hanno un disturbo da deficit d'attenzione e iperattività, molto spesso, addirittura fino al 60% dei casi, sviluppano addirittura anche un disturbo oppositivo provocatorio. Perché? Come ci possiamo spiegare questo aspetto? Beh, se ci ragioniamo un po', non è difficile comprenderlo. Tu immagina un bambino che non per sua volontà, molto spesso non riesce a stare fermo e non riesce a stare attento, ma gli adulti di riferimento, magari non per colpa loro, ma perché magari non sono giustamente informati, non riconoscono questa difficoltà intrinseca e quindi lo accusano, lo giudicano, ma sei sempre tu, possibile che non stai mai fermo, possibile che non si riesce a dire due parole che già ti sei alzato. E quindi tu immagina questo bambino che per tanto tempo vive tutta una serie di accuse, giudizi, pretese da parte lui, da parte degli adulti a cui lui non riesce a rispondere. E quindi è facile capire come questo può ingenerare dei vissuti di rabbia e più un bambino, ma anche un adulto, percepisce di non essere capace a fare qualcosa, più accusa l'esterno delle sue difficoltà e quindi comincia a dire: sei tu insegnante che non sei interessante, a me non importa niente della scuola, non mi importa di questa regola è stupida, comincia a mettere in crisi l'autorità e quindi si manifesta appunto quello che tu dicevi giustamente, un disturbo oppositivo provocatorio, che molto spesso quindi è legato, secondo alcune ipotesi eziologiche, proprio a questo cattivo riconoscimento dell'ADHD e quindi a una cattiva gestione dell'ADHD, che fa sì che quindi si generino tutta una serie di vissuti di rabbia, di opposizione, di opposizione alle regole e tutto quello che sappiamo purtroppo sul disturbo oppositivo provocatorio. Addirittura un 30% dei casi esita anche nel disturbo della condotta, che è un disturbo ancora più preoccupante, per capirci in termini molto semplici, caratteristico di chi è un delinquente, no? Per capirci, passami il termine semplicistico. Il disturbo della condotta è di chi fa effettivi danni a oggetti, cose, viola le regole sociali, quindi insomma quelli che comunemente conosciamo come delinquenti. E quindi questo è un dato abbastanza preoccupante che ci chiama in causa, educatori, insegnanti, psicologi, professionisti dell'età evolutiva, per fare qualcosa quanto prima, riuscire a riconoscerli, ad intervenire prima possibile. Ecco, quindi lei diceva se non viene identificato da uno specialista, precisiamo che questa identificazione deve farlo dallo specialista, spesso non viene riconosciuto anche perché sono bambini normalissimi, quindi è difficile poi riuscire a identificare. Ma sulla base di quello che ci ha appena detto, cosa può fare un insegnante per arginare i comportamenti dirompenti di questi alunni? Allora, intanto hai detto una cosa che mi fa piacere precisare. Sì, è importante proprio perché sono bambini normalissimi, sono bambini anche a volte sono molto intelligenti e anche plusdotati, nel senso che l'ADHD non esclude che ci possa essere una plusdotazione intellettiva, parliamo di doppia eccezionalità. Quindi non dobbiamo pensare, no, sicuramente non è ADHD perché è molto intelligente, no? No, non c'entra niente, può avere una difficoltà nell'autoregolazione emotiva, motoria e attentiva e anche essere un bambino assolutamente intelligente. Gentissimo o anche normodotato.
Cosa possono fare gli insegnanti? Tantissime cose, Fabio, veramente, veramente tante. La prima cosa importante per capire cosa fare è sempre capire di cosa stiamo parlando. Quindi il primo suggerimento importante che darei agli insegnanti è proprio di informarsi, formarsi e andare a capire, per esempio, una cosa importantissima. Per riuscire a distinguere quando siamo di fronte ad un comportamento che si manifesta come un vero e proprio ADHD e quando è solo un bambino molto vivace. Ci sono dei criteri che vanno conosciuti e di cui vanno informati anche genitori e insegnanti per evitare etichettamenti inutili e per evitare invece di sottostimare delle situazioni più complicate. Nell'immediato, poi, quando invece siamo di fronte ad un bambino che magari ha avuto una diagnosi o comunque vediamo che manifesta dei comportamenti di iperattività e disattenzione maggiori rispetto ad altri, ci sono tante cose che si possono fare. Ne dico qualcuna giusto per dare qualche suggestione, qualche orientamento. Allora, innanzitutto è importante organizzare un ambiente che sia quanto più possibile privo di stimoli visivi o anche uditivi, ma chiaramente visivi in primo luogo. Quindi ti faccio un esempio: se un bambino ha una difficoltà di concentrazione, metterlo seduto vicino alla finestra o di fronte ad un cartellone bellissimo e coloratissimo, chiaramente è molto più facile che si distragga. Quindi la posizione ideale sarebbe davanti, magari meglio se dietro c'è solo una LIM bianca e non ci sono magari dei cartelloni, magari cartelloni colorati, mettiamoli dietro in fondo all'aula oppure ai lati in modo che lui possa non vederli. L'altro aspetto fondamentale è quello di utilizzare il rinforzo positivo invece che la punizione. Questo è qualcosa che funziona tantissimo con tutti i bambini, Fabio, in realtà, ma con i bambini con disturbo d'attenzione e iperattività chiaramente funziona molto di più. Perché? Perché loro sono abituati da sempre a sentirsi dire che non sono bravi, non ce la fanno, non stanno attenti, sono sempre loro, è sempre colpa loro, si muovono sempre. Quindi per loro il rinforzo positivo ha un effetto esponenziale molto importante rispetto magari a un altro bambino che è abituato più di loro a sentirsi dire che ce la fa, che funziona e che va bene. Quindi capisci come funziona molto bene. Il problema è che purtroppo non sempre viene applicato nel modo giusto. Quindi questo un po' è conosciuto un po' da tutti gli insegnanti. Il fatto che una goccia di miele attira di più che un barile d'aceto, no? Lo sappiamo. Il problema è che molto spesso non si applica il rinforzo positivo con una strategia passo passo, perché per applicare il rinforzo positivo in maniera che funzioni ci sono una serie di passi da seguire, identificare il comportamento, decidere quando e come rinforzarlo, eccetera, eccetera. Quindi dire solo al bambino bravo, sei stato bravo, non è usare il rinforzo positivo, va fatto in maniera molto precisa. E l'altro suggerimento poi è quello più semplice. Forse da attuare, di utilizzare ad esempio il nome del bambino durante la spiegazione. Attenzione, non usiamo solo il nome del nostro Marco ADHD, cerchiamo di usare il nome un pochino di tutti, no? Però il fatto di richiamare con il nome è una strategia potente, perché il bambino che magari è distratto si sente chiamare. Allora, stavamo dicendo che quando Napoleone, hai capito? Chiaro Marco, no? Stiamo parlando di Napoleone, si sente chiamato, immediatamente gli risvegliamo l'attenzione. Questo è un modo. Poi ce ne sono tantissimi altri che in questo momento non possiamo esplicitare in maniera esaustiva, però sicuramente già cominciare da questi tre può già portare a un controllo maggiore dell'iperattività e dell'attenzione. Ecco, quindi è importante formarsi. A tal proposito, esiste la possibilità di formare delle figure specialistiche per intervenire in maniera efficace nei casi che abbiamo appena analizzato. Ci spiega chi è, qual è la figura del tutor ADHD e DOP? Cosa deve sapere e saper fare un tutor di questi studenti? Sì, ti ringrazio di questa domanda perché proprio a brevissimo il Centro Studi Fore Psiche di Rigo proporrà un percorso in diretta online per insegnanti, ma non solo, proprio per diventare tutor ADHD e DOP. Perché c'è bisogno di formare persone che conoscano bene l'ADHD e il DOP e che sappiano come intervenire. Perché come ti puoi immaginare, uno dei problemi principe di questo tipo di bambini e studenti è il problema dell'attenzione sui compiti e dei compiti a casa. E molto spesso le famiglie ci riportano davvero delle situazioni di faide, di guerra in famiglia durante il momento dei compiti a casa. E quindi avere qualcuno che aiuta nei compiti, che semplicemente abbia buona volontà, ma non sia formato in maniera specialistica e professionale sull'ADHD e sul DOP, significa rischiare di fare più danni che altro, perché magari va a rinforzare tutta una serie di comportamenti involontariamente di disattenzione e di frustrazione che non serve rinforzare per risolvere la situazione.
Quindi noi ci siamo presi il compito di formare delle figure che vogliano conoscere molto bene questo tipo di bambini, quindi l'ADHD quando è associato al DOP, perché percorsi di formazione di tutor ADHD ce ne sono, ma percorsi di formazione di ADHD associato al DOP ce ne sono meno, nel senso che, e qui è proprio importante capire come riconoscere intanto un ADHD quando si associa al DOP e che cosa fare di simile o di diverso rispetto per esempio a essere solo un tutor ADHD proprio per riuscire ad aiutare questi bambini nella pianificazione e gestione dei compiti a casa e perché no anche i loro genitori nel magari dare qualche suggerimento di conduzione e gestione di questo momento. E quindi diciamo che l'obiettivo principe è sicuramente allargare, diffondere a macchia d'olio informazioni corrette su che cos'è l'ADHD, che cos'è il DOP e che cosa succede quando le due dimensioni si trovano insieme, si incontrano e che cosa fare per sostenere, soprattutto nei compiti, in questo caso nei compiti a casa, bambini che hanno questa difficoltà. Quindi sì, si possono formare queste figure e credo che sia urgente farlo. Ecco, chiudiamo con un'ultima domanda. Visto che lei ha citato più volte anche il discorso legato alla famiglia, questi comportamenti non sono limitati all'ambito scolastico, ma avvengono anche a casa, quindi anche in ambienti familiari. E quindi l'ultima domanda che le pongo è: ci può dare qualche suggerimento anche per i genitori a casa e quindi fare questa alleanza, questa famosa alleanza con gli insegnanti, per avere una linea comune di gestione di questi ragazzi? Sì, assolutamente. Dici qualcosa, Fabio, che mi sta molto a cuore e che io ribadisco sempre, l'importanza di una vera alleanza scuola-famiglia. Purtroppo molto spesso questo dobbiamo dircelo perché credo che è un problema di cui dobbiamo essere tutti consapevoli e che dobbiamo invece cercare di arginare il più possibile. Molto spesso ci sono delle convinzioni ingenue reciproche e delle accuse ingenue reciproche. È colpa degli insegnanti che non lo capiscono, è colpa dei genitori che non vogliono accettare, no? In realtà quando ci sono queste accuse io vedo che ci sono delle persone che non sono state abbastanza sostenute e formate. Quindi l'insegnante che accusa o il genitore che accusa è perché non sa più che cosa fare, non sa dove mettere le mani. Allora, nel momento in cui l'insegnante è sostenuto, il genitore è sostenuto, non sente più il bisogno di trovare di chi è la colpa, no? Per cui, e qui penso che noi cosiddetti esperti abbiamo la responsabilità di formare e sostenere genitori e insegnanti prima di tutto. Quindi una buona alleanza scuola-famiglia. Poi che cosa può fare il genitore e che cosa può fare insieme all'insegnante? Allora, sicuramente intanto attenzionare nel momento in cui ci sono dei comportamenti di iperattività e anche di cominciano a esserci dei comportamenti di rabbia magari esagerata o che il genitore pensa che sia esagerata, non può capirlo da solo, magari rivolgersi ad un esperto, cercare di fare anche una chiacchierata magari informale, iniziale per essere orientato rispetto a di che cosa stiamo parlando, se è il caso magari di approfondire quel tipo di comportamento oppure no. L'altra cosa assolutamente importante è cercare di organizzare una routine quanto più possibile coerente con se stessa. Che cosa intendo? Un po' per tutti i bambini è utile avere delle regole che siano sempre quelle e dei momenti che siano un po' scanditi durante la giornata. Per un bambino che fa fatica con l'attenzione e che ha dei problemi di autocontrollo è un must, dovrebbe essere un must. Ma perché? Pensiamoci, no? Se per esempio si sa che a casa mia non si gioca la PlayStation se non dalle 6 alle 7, e mamma e papà su questo sono coerenti ed è quella la regola ed è sempre così tutti i giorni, diventa difficile che io mi permetta di chiedere di giocare alla PlayStation alle 10 di sera, perché si fa così a casa mia. E quindi diventa molto più facile per il genitore anticipare una serie di problematiche conflittuali proprio perché si è pensato prima a quali tipi di regole dare, come organizzare la giornata, come organizzare le abitudini, il momento dei compiti, il momento della cena, il momento di andare a letto. Quindi una routine familiare coerente con se stessa e soprattutto la coerenza tra mamma e papà, che chiaramente non sempre è possibile, però almeno su quelle due o tre regole su cui siamo d'accordo bisognerebbe esserci, è chiaro che argina moltissimo dei comportamenti di iperattività o anche di rabbia nel bambino, perché se si sa che è così, neanche lo chiedo, neanche lo pretendo e neanche mi arrabbio se non mi viene concesso. E quindi questo è fondamentale.
L'altro aspetto, questo per genitori e insegnanti, in alcune scuole ha funzionato molto bene, ad esempio quello di concordare con il genitore un piano di rinforzo positivo. Quindi il bambino si comporta in un certo modo a scuola, l'insegnante lo segna su una scheda, la scheda viene riportata dal bambino al genitore ed è il genitore che concede il premio. Pensa Fabio quanto questo è gratificante per un bambino, no? Intanto perché il premio è adeguato al tipo di bambino, al tipo di famiglia, quindi non è l'insegnante che magari, che ne so, dico per dire, dà una figurina a un bambino che ne ha già 40 di figurine, oppure no, e poi quindi giustamente non è compito dell'insegnante magari. E poi perché per il bambino diventa un motivo ulteriormente di orgoglio riportare a casa in qualche modo il riconoscimento del suo insegnante, e a quel punto il genitore che dimostra di essere in accordo con l'insegnante dà il premio al bambino. Questo ha funzionato tantissimo perché intanto è un riconoscimento sicuramente di quello che avviene in termini di comportamenti positivi, e poi è un messaggio importante di coerenza tra le figure educative per il bambino che è fondamentale. Grazie, dottoressa La Prova, per essere stata con noi. Grazie a te, Fabio.